Ciao a tutti, vediamo in questo video i segni zodiacali perfetti per le lunghe storie d'amore. In questo video voglio spiegarti quali sono i segni zodiacali perfetti per lunghe storie d'amore, per storie d'amore che possono durare nel tempo, ovviamente quelli naturalmente predisposti. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti. E se hai bisogno di una risposta precisa alle tue domande, puoi abbonarti al canale. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise alle tue domande in live mirate ed ottenere appunto le risposte che desideri. E veniamo ai segni zodiacali perfetti per le lunghe storie d'amore. Allora, il toro è il segno zodiacale che naturalmente è più predisposto ad avere relazioni lunghe, sia in amore sia in amicizia, crea proprio un concetto di coppia, anche coppie di amici. Il toro ama proprio, il segno del toro ama proprio il concetto di coppia. Crede nell'amore eterno, è un segno che è favorevole alla famiglia, ma anche al matrimonio, e come difetto alla gelosia. Il toro è possessivo, il toro è un segno estremamente possessivo, estremamente geloso, però vuol vivere le relazioni a fondo, quindi il toro non è per relazioni superficiali, ma è un segno per relazioni lunghe e profonde. Poi un altro segno che è idoneo a vivere relazioni lunghe, predisposto, naturalmente predisposto a lunghe storie d'amore, è il segno del cancro. Il cancro tende ad essere passionale, romantico, sentimentale e amante della famiglia. Una donna cancro, ad esempio, se non mette su una famiglia, si sente subito, diciamo, difettosa. Il cancro è il segno tipico per le lunghe storie d'amore. Ha come difetto la permalosità. Convivere con un cancro non è semplicissimo perché come segno tende a essere permaloso, tende a essere molto permaloso, quindi il segno del cancro va preso da questo punto di vista un po' con le molle, insomma. E poi un altro segno è il segno del leone. Il segno del leone è il leone è un segno egocentrico, è un segno che ama essere al centro dell'attenzione e ama sì le storie a lungo termine, però possiamo dire che come difetto, tra virgolette, ha quello di essere eccessivamente egocentrico, egocentrato e quindi tende, diciamo così, a non volere più di tanto essere in sintonia, diciamo, con l'altra persona, ma pretende che l'altra persona sia in sintonia con lui o con lei. Quindi è molto, molto egocentrato. Il quarto segno è il segno della Vergine. La Vergine è un segno di terra, ovviamente, è un segno iperlogico per definizione, un segno più razionale dello zodiaco, è un segno che va costantemente alla ricerca di logica e razionalità, va alla ricerca della perfezione. E quindi vivere con una persona col segno della Vergine, vivere una storia d'amore con una persona col segno della Vergine non è sicuramente facile perché ti testa continuamente, va continuamente alla ricerca, ripeto, della perfezione. E poi abbiamo un
un altro segno, il quinto, che è la bilancia. La bilancia è l'unico segno d'aria, diciamo, che va alla ricerca di relazioni lunghe. La bilancia però è un segno esteta, cioè quindi va alla ricerca della bellezza, va alla ricerca, cioè non tollera, non, va sempre alla ricerca di persone che siano esteticamente a posto, eleganti, sempre ed esigente, molto esigente da questo punto di vista. E sarebbe disposto anche a chiudere una relazione qualora una persona perdesse degli standard estetici a cui tiene molto. E poi l'ultimo segno, il sesto, è il Capricorno. Il Capricorno è un altro segno razionale, logico-razionale, che va alla ricerca di punti fermi. Pretende molto, ma comunque è disponibile ad avere relazioni a lungo termine. Ha bisogno però di persone che siano complementari a lui, non che vogliano prendere il suo posto, diciamo. Ad esempio, con Leone non si trova assolutamente perché il leone vuole essere al centro dell'attenzione, difficilmente il capricorno concede, diciamo così, il podio oppure concede la supremazia, tra virgolette, all'altro partner. Quindi, ad esempio, capricorno e leone hanno scontri e da questo punto di vista difficilmente riescono ad andare d'accordo. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!